Poco più di un mese fa, l'incrocio tra Via Giordano, Mosa e Bosco si è trasformato in una rotatoria sperimentale nell'ambito del progetto della riqualificazione dell'area ex NUM. Al centro sono stati posizionati New Jersey che formano una rotatoria e sono stati spenti praticamente tutti i semafori. In questo modo il flusso dei veicoli è continuo, a discapito di chi deve attraversare. È un problema per i pedoni. Bisogna fare tutto il giro per andare là, non è giusto. I pedoni sono più in difficoltà, veramente. Adesso è molto difficile attraversare, ci vorrebbe secondo me un semaforo funzionante, almeno pedonale, a chiamata. È un problema attraversare. Quello che mi fa molto paura è che io avevo il bambino lì e avevo paura. Era meglio un semaforo, che almeno si fermano. Ci sono delle difficoltà magari per i pedoni e poi non ne vedo proprio questa gran utilità, ecco. E più aumenta la velocità delle auto, i ciclisti devono stare ancora più attenti, perché come sempre questo passaggio veloce intorno alla rotonda spinge le macchine anche ad andare abbastanza veloce, quindi come sempre i più deboli siamo noi. Questa fase servirà a sperimentare il funzionamento della nuova gestione dell'incrocio con la rotatoria al posto dei semafori e a verificare la sostenibilità del traffico in rapporto ai flussi del periodo. Magari quando ci sarà più traffico si vedrà magari se veramente è una cosa ottimale o meno. Ecco. Una prova fatta giugno, luglio, agosto che il traffico non è presente mi fa sembrare un po' ridicolo, sinceramente. Io questa prova la vorrei fare settembre, ottobre, novembre, quando c'è veramente il traffico dei pullman che io noto all'una quando vengono via dalle scuole, soprattutto alle 7:30 quando il quartiere si sposta che esce dalla città. Qui non si muove più nessuno, a mio avviso, perché nessuno riesce a entrare nella rotonda. Le perplessità dunque sono molte in merito a questa sperimentazione, perché le criticità non mancano, nonostante il traffico, visto il periodo estivo, non particolarmente intenso.